Ta-t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 a. Ciao, allora vi faccio vedere il video outfit di oggi. Sono in ufficio e ho i capelli raccolti perché finalmente sembra arrivata l'estate. Oggi c'è veramente caldo. Ah, sono contentissima perché è il primo giorno di caldo, a parte qualche giorno che avevamo fatto a giugno, ma poi era proprio l'autunno totale. Allora, trucco molto semplice, sto perseverando nel fare il make-up che praticamente avevate visto nell'ultimo video outfit, cioè uso la Naked 3, una BB cream molto leggera di The Body Shop, che è una BB cream bianca che poi dovrebbe, diciamo, regolarsi sul colore della pelle per regalare un colorito, diciamo, personalizzato a seconda di chi la usa. E poi ho un blush di Sleek, uno dei trio di blush di Sleek, quello con i toni arancio, non ricordo esattamente il nome. Poi ho niente, un eyeliner marrone, niente di particolare. Il rossetto è un altro di questi rossetti che vi avevo fatto vedere, questi di Dior, i Rouge Dior Nude, il 779 Illusion. È veramente bello. È questo rosso. Sono dei rossetti molto cremosi. Mi sciolgo un attimo i capelli perché mi danno un po' fastidio adesso. Ogni tanto mi viene il dolore se tengo troppo la coda. Allora, orecchini. Se dicevo, ha un rossetto abbastanza cremoso. Mi piace il comfort che dà sulle labbra. Ogni tanto mi piacciono i rossetti matte, ma mi stufo dell'effetto poco confortevole sulle labbra. Orecchini sono quelli che vi ho fatto vedere in uno degli scorsi video haul. Sono questi qua con l'ancora, ecco, così li vedete meglio. Li ho presi da Aldo, mi fanno impazzire, letteralmente impazzire, come direbbe ogni brava guru. Sono super super belli, mi fanno letteralmente impazzire. E poi ho messo questo anello, che è un anello che ho preso negli ultimi saldi appunto da Mango. Poi i miei bracciali Pandora che non levo mai, il bracciale, l'orologio, bla bla, quindi tutti gli accessori, diciamo, nuovi sono anello, orecchini e questa collanina con il baffetto, che trovo che ci stia veramente bene, questa collanina dorata, sottile, con il baffo, così. Vi faccio vedere cosa ho sotto. Questo top l'avevate già visto in uno dei video haul che avevo fatto, ma vederlo indossato, mi fa malissimo rialzarmi, mi sono anchilosata. Vederlo indossato è tutta un'altra cosa. Guardate com'è carino, così con le righine, ma la parte figa è il retro. Eccolo qua, con questi bottoncini dorati qua dietro. E poi ho questa gonnellina gialla che ha le taschine, la qualcosa mi piace tantissimo. Questo è l'effetto appunto dietro. Trovo veramente che il modo in cui stia questa così, questa magliettina con questa gonna siano deliziosi. Ecco qua, ho sollevato un po' la videocamera per farvi vedere in maniera più dall'alto, diciamo, più frontale, anzi scusate, l'insieme, che è questo qua. Ho dei sandali piatti, cerco di allontanarmi il più possibile. Ecco qua, ho dei sandaletti, che adesso vi faccio vedere, che sono questi qua, dei sandaletti con il fiocchetto, molto molto semplici, in questo color crema naturalissimo. È come borsa, perché l'altra volta mi avete detto che non vi avevo fatto vedere la borsa, ma il problema è che io non sempre ho delle borse diverse abbinate all'outfit, perché volo al lavoro, quella che ho tiro su e la porto al lavoro. Questa volta no, devo dire che ho una borsa abbastanza abbinata, perché ho questa meravigliosa Givenchy, la Nightingale di Givenchy, che era stato un regalo per un anniversario del mio compagno, che si può portare o così a mano, oppure si può portare con la tracolla. Eccola qua, quindi nel caso la potete portare, ovviamente magari la chiudete che risulta avere una forma migliore, e la potete portare così a tracolla. Ovviamente è una borsa da giorno dove ci stanno tutte le cose per il lavoro, quindi vi faccio vedere in pratica. Ecco qua l'outfit, vedete i sandaletti, così vedete anche come sono i sandaletti.
Questa è la magliettina con le righe e questa sono io. Pezzo forte, insomma, per me sono ovviamente gli accessori con la Nina Orecchini e poi la magliettina con questo delizioso, diciamo, scollo nel retro, questo qua. Niente, ragazze, io sono contenta che l'estate sia probabilmente iniziata, anche se siamo al 15 di luglio. Vi ringrazio di aver seguito questo video. Vi mando un bacio al prossimo outfit. Ciao!